Ciao a tutti, ringraziamo di essere qui per questo evento. Noi vorremmo fare questo incontro per raccontarvi un po' di cose riguardo i social network. Vi faccio una presentazione di un secondo di chi siamo. Io rappresento l'associazione Google Tour, un'associazione che si occupa di tecnologia, di software libero e anche in questo caso di sicurezza su internet e sui social network. Parteciperà il comandante della Polizia Postale, che ha esperienza ventennale sui problemi delle frodi su internet, delle questioni di sicurezza su internet, eccetera, che ne parlerà approfonditamente. Abbiamo l'assessore Luca Ceccarelli, assessore all'innovazione per il comune di Grosseto, ma in realtà è qui sia come assessore, ma più che altro come esperto dell'uso delle tecnologie sul web, del web 2.0, soprattutto per la sua attività lavorativa da un punto di vista del social marketing e del web marketing. E poi abbiamo Marco Berni, che è editore della rivista Doobidoo, ma lui si occupa della vita di comunicazione, quindi comunicazione soprattutto su internet e sul web. Ringraziamo la scuola e ringraziamo la direttrice scolastica per averci dato questa occasione per fare questa chiacchierata con voi, e lascio la parola per fare l'introduzione alla giornata di oggi. Allora, soltanto così un invito, diciamo, che rivolgo a voi. Intanto già voi, sicuramente molti di voi già conoscono intanto Berni, no? Lo conoscete attraverso anche quella pubblicazione, quel giornalino che regolarmente arriva nelle vostre classi. Credo che conosciate anche l'ispettore Niccoli, perché spesso è intervenuto quando c'è stato bisogno con le varie classi. L'assessore penso che molti di voi lo conosceranno, e il dottor Fargani si è presentato. Allora, sapete qual è l'argomento, il tema della giornata? Gli insegnanti hanno pensato un pochino a presentarvelo, è molto molto importante, quindi guardate una grossa opportunità che voi possiate sentire degli esperti che vi aiuteranno un pochino a muovervi in questo campo, che è un po' un campo minato. E quindi io vi auguro un buon ascolto e conto sulla vostra, come dire, sul vostro impegno, no? Nell'attenzione. I genitori si sono scusati, ma stamattina è normale. C'è soltanto la signora, questa è comunque un genitore. Già, questo vale. Un gioco vale. Allora, aprirà i lavori l'assessore Luca Ceccarelli e lui vi racconterà che cosa sono i social network, farà una panoramica. Ci piacerebbe che questo incontro fosse interattivo, quindi se avete da farci delle domande, se ci volete interrompere, non vi preoccupate, non siate timidi, siamo qui apposta. E vi volevo chiedere una cosa, ma quanti di voi utilizzano per esempio Facebook? Sia per uso personale che anche per uso lavorativo. Per esempio, a tutti noi capita per lavoro di contattare clienti, fornitori, soci, eccetera, con Facebook, quindi ormai comunque con qualche altro social network, perciò ormai è entrato nell'abitudine, nell'uso quotidiano. Voi avete una fortuna, c'è un termine che identifica la vostra relazione con internet, e questo termine è nativi digitali. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi fate parte, e siete fortunati per questo, di una generazione che è nata quando già esisteva il web 2.0, quando già esisteva social network, quindi fin da piccoli state iniziando ad utilizzarli, state iniziando a conoscerli, e fate benissimo, perché della vita vi servirà tantissimo, sia conoscerli proprio per non incappare in pericoli, in rischi, in comportamenti che possono non andare bene o creare problemi, ma più che altro questa conoscenza e questa competenza che ora state facendo sia per scuola che per gioco, vi servirà tantissimo nella vita. Ci
ci capita spesso nel nostro lavoro di trovare persone che non sanno interagire con il PC, lo sanno usare a malapena, sanno appena fare il copia e incolla di un file, sanno appena utilizzare la posta elettronica, e questa cosa nel mondo del lavoro lascia molto indietro, dà molte poche possibilità di andare avanti, di fare carriera, di trovare un lavoro. E invece ecco, voi che già utilizzate da piccoli in questo modo avete la possibilità di conoscervi così bene questi strumenti che poi tutto il resto della vita vi aiuterà tantissimo. I social network non sono solamente Facebook, qualcuno di voi conosce qualche altro social network che non è Facebook? Twitter. Ok, per esempio, li conoscete tutti, l'avete detto tutti, non ne manca nemmeno. Ok, per esempio Twitter è utilizzatissimo. Io lo uso Twitter. Utilizzi Twitter? E anche questa è una cosa molto importante, utilizzare questo social network. Tra l'altro esistono anche social network che sono a livello professionale, per lavoro, sono molto famoso, utilizzato, che probabilmente è diventato famoso anche prima di Facebook, che si chiama LinkedIn, e lì di solito chi si iscrive mette in relazione la sua attività lavorativa con l'attività lavorativa degli altri, per fare un esempio, quasi in futuro lo utilizzerete. Perciò l'assessore Ceccarelli vi farà un'introduzione, una panoramica su quello che è il mondo dei social network. Però prima di lui, Marco, che si occupa di comunicazione, vi farà un'introduzione su quelle che sono, come lui le chiama, le istruzioni per l'uso. Allora, perché le istruzioni per l'uso? Perché oggi noi ci ritroviamo in questa aula e voi siete fortunati, perché siete due o tre classi, che possono ascoltare, imparare qualcosa su quello che vi verrà raccontato oggi. E il ruolo mio, l'asmo di Dubidù, qual è? È fare in modo che questa esperienza che oggi viviamo in questa sala, poi nelle prossime settimane, ma anche nel prossimo anno scolastico, possa essere non solo replicata tramite altri incontri in altre scuole, ma possa essere anche comunicata a quelle classi che oggi non sono presenti tramite il settimanale che, come ha detto prima la Peste, già ricevete ogni giovedì sui vostri banchi di scuola. Dov'è la parte importante? Il problema di quando si fanno questi incontri, questi progetti, è che spesso tante altre classi, tanti altri alunni ne rimangono fuori. Ed è per questo che Dubidù mette a disposizione i propri media, che sono sia il quotidiano online che appunto il settimanale. Però, come sanno le vostre insegnanti, a supporto proprio di tutto questo, in modo tale che siate voi i veri protagonisti, diciamo, della didattica, abbiamo creato anche un altro progetto che si chiama Dubi School. Tramite Dubi School voi potete scrivere l'articolo relativo, ad esempio, alla giornata di oggi, in modo tale che noi poi ve lo pubblichiamo e sarete voi a raccontare ai vostri compagni di quelle altre classi ciò che avete appreso oggi. Cerchiamo in questa maniera di ottimizzare le risorse che, come certamente avete imparato seguendo giornali e anche telegiornali, sono sempre più scarse, per cui dobbiamo tutti quanti collaborare insieme e far sì che tutto ciò che c'è di buono e che soprattutto tutto ciò che c'è da poter insegnare e da poter imparare possa essere condiviso. Quindi l'importante è che oggi voi sarete occhi e orecchi per chi oggi non c'è. Vi ringrazio. Sì, passo la parola a Luca che vi farà un'introduzione sui social network, su come funzionano, sulle opportunità. E mi raccomando, non siete timidi, fate domande, intervenite, siamo qui che felici di rispondere. Allora, buongiorno a tutti, io faccio un'introduzione che molte cose già le conoscete, insomma, però è giusto per fare un po' di raccordo con le cose poi più dettagliate che vi diranno chi parlerà dopo di me. Credo che comunque, anche se già le conoscete, avere un'idea, diciamo, organica di quello che è, soprattutto Facebook, io l'ho incentrata più caldo su Facebook e vedo che scuote i favori maggiori. Visto che un po' tutti l'abbiamo scoperto, diciamo, per caso, abbiamo imparato a usarlo un po' a intuito, avere un'idea un pochino più organica magari ci aiuta. Allora,
sapete che Facebook è un sito di social network, quindi una rete sociale che ci collega con i nostri amici di classe. Credo che tutti avete fatto questo primo passaggio. I nostri amici in città, anche qui, se avete gli amici qui a Grosseto, sicuramente avete fatto amicizia con loro. Ma è un network mondiale, quindi potete fare amicizia con qualunque persona si trovi in qualunque parte del mondo. Qual è il genere di amicizia? Beh, innanzitutto le persone che condividono i nostri interessi, chi è appassionato delle stesse cose, ce l'avete tutti, no? Amici, qualcuno che già avete fatto, sicuramente amici anche fuori dalla vostra classe. Persone che fanno attività insieme a noi, tipicamente compagni di classe, quelli che fanno sport insieme a noi, giusto? Sono questi tipi di... E persone che vivono esperienze simili alle nostre, banalmente hanno la vostra stessa età e magari hanno delle passioni. Come dicevate giustamente voi, non è l'unico social network, eh? Chi riconosce il simbolo più a sinistra? Quello blu? Twitter. Qual è la differenza tra Twitter e Facebook? Che Facebook, lo sapete, serve per condividere un po' di tutto e soprattutto per mettere nella nostra bacheca, quello vedremo, un po' di nostre cose, le nostre foto, le nostre cose. Twitter invece è qualcosa che serve a dare un messaggio veloce. In pochi caratteri si dà un messaggio veloce e si condivide quello che si sta facendo in quel momento. Che tipo di utilizzo fate voi di Twitter? Uno di voi, chi era che usava Twitter? La ragazza. Te che uso mai Twitter? Ah, io lo uso più tardi anche per combinare con, perché comunque ho anche degli amici da Atlanta, per seguito, quindi quando voglio mandare un messaggio istantaneo uso Twitter. Bravissima, è esattamente questo lo scopo di Twitter, cioè molto diverso da Facebook, giusto? Te usi sia Twitter che Facebook. E sono molto diversi tra loro, perché logicamente se io vado e faccio il compleanno metto le foto magari su Facebook, ma se voglio comunicare qualcosa appunto come se fosse un SMS, ho la mia cerchia di amici, mando un messaggio su Twitter e lo raggiungo. Vedete, poi ce ne sono altri, c'è YouTube, Flickr. Chi di voi conosce Flickr per esempio? Ok, Flickr per esempio è un network che serve a condividere foto. Su Flickr, infatti, è una cosa che viene usata normalmente da chi fa fotografia anche a livello non solo amatoriale ma anche professionale. Poi vabbè, ci sono Vimeo, The Issues, che sono dei network che servono per condividere i nostri preferiti, e vabbè, YouTube lo conoscete tutti. Qui io ho riportato una slide velocissima, non sto nemmeno a commentare più tanto, la storia di Facebook. Secondo voi quanto tempo fa è nato Facebook? 2002? Sì, allora... No, in realtà un po' più tardi, è nato nel 2003 e ancora si chiamava FaceMesh, però poi dal 2004 è diventato Facebook e considerate che ha già 8-9 anni, sembra una cosa in realtà di oggi, ma ha già 9 anni sulle spalle. E questa è la popolarità di Facebook nel tempo. Vedete che fino al 2006 fondamentalmente non lo conosceva quasi nessuno, nel 2007 hanno iniziato a conoscerlo un po', 2008 e poi è 15 ci metto anch'io perché il mio primo profilo Facebook l'ho fatto nel 2009, quindi quando iniziavo effettivamente a prendere video. Questi sono i dati di Facebook. Le nazioni che hanno più utenti Facebook sono gli Stati Uniti, 152 milioni circa, poi vedete l'India, l'Indonesia, il Brasile e il Messico. A gennaio 2012 gli utenti di Facebook erano nel mondo circa 800 milioni. Pensavate di più o di meno? No, effettivamente sono tanti, se pensate veramente che solo questi paesi 5 che sono qui fanno tantissimi utenti, si capisce anche che non solo sono tanti 800 milioni ma che sono destinati a crescere molto, perché per esempio qui non c'è considerato il fatto che per esempio la Cina, che è una della nazione con più abitanti al mondo, ha dei filtri per cui Facebook non lo possono usare se non attraverso qualche trucco particolare. Per cui se un giorno la Cina dovesse aprire a Facebook, immaginate cosa succede, da 100 milioni arriveranno una cosa, sfonderanno abbondantemente il miliardo e arriveranno. Questa è una distribuzione invece per età. Voi siete nella fascia, quella che vedete in alto a destra, ora non so se il proiettore fa vedere bene i colori, quella lì in blu. Vedete che fra i 13 e i 17 anni sono il 20%, quindi un utente Facebook su 5 ha un'età simile alla vostra. Questo penso che lo potrete confermare anche voi perché avete trovato tutti i vostri amici su Facebook, giusto? E questo dimostra che effettivamente sono tanti. Questo è come ci si iscrive a Facebook, che già sapete, ci si iscrive tramite indirizzo email, si inseriscono delle informazioni di base, una foto del profilo e poi si passa ad aggiungere gli amici.
avrete visto che quando si inserisce l'indirizzo email, la prima cosa che dice clicca qui, che ti prende tutta la rubrica e ti dico quali sono gli amici che già ci sono e quelli che puoi invitare, giusto? L'avete fatto tutti? Le cose che possiamo fare su Facebook, l'aggiornamento di stato, cosa stiamo facendo, cosa stiamo provando, cosa stiamo pensando, simile in questo senso a Twitter, cioè se io scrivo uso Facebook solo per comunicare quello che sto facendo, ne sto facendo un uso uguale a quello che faccio su Twitter. La chat, quanti di voi usano la chat su Facebook? Bene. La chat è più o meno quello che si faceva con i vecchi Messenger e cose del genere. La bacheca io invece scrivo sul profilo di un mio amico un messaggio pubblico, giusto? Siamo d'accordo su questo? Lo leggono tutti se io scrivo sulla bacheca del mio amico. Il messaggio invece è un messaggio privato, se vado sul profilo dell'amico, clicco sul messaggio e gli mando un messaggio, invece lo leggiamo solo io che l'ho mandato e l'amico che lo riceve. Giusto? Stiamo d'accordo? Perfetto. Se invece vedo qualcosa che mi interessa sul profilo di un mio amico, ma non ho niente da commentare in particolare, clicco su mi piace e finito lì. Se invece voglio commentare, metto un commento. Le pagine. Quanti di voi conoscono le pagine di Facebook? Benissimo, perfetto. Le pagine sono diverse, giusto, dal profilo delle persone. Perché le pagine non le fanno delle persone, tipicamente. O meglio, possono fare delle persone solo l'ultimo punto, ma normalmente le fanno o gruppi di interesse o delle società. Per esempio, se voi volete dire mi piace la Coca-Cola, andate sulla pagina della Coca-Cola e mettete mi piace. Oppure possono essere artisti o politici, personaggi famosi e così via. Quanti di voi hanno messo mi piace sulla pagina di un personaggio famoso che... Ok. Bene. Qui ora si entra in un argomento un pochino più particolare. Possiamo inserire all'interno del nostro profilo le impostazioni su chi può vedere le cose che pubblichiamo. Lo sapevate questo? Sì. Allora, alcune cose le possono vedere solo gli amici, possiamo dire per quale cose vogliamo che ci arrivi la notifica e cosa succede per esempio con il nostro cellulare, se vogliamo ricevere sul cellulare, se non le vogliamo ricevere, se vogliamo scrivere altre sul cellulare e così via. Quanti di voi usano Facebook sul cellulare? Perfetto, allora qui si arriva una domanda un pochino più spinosa. Chi può vedere quello che pubblico? Chi può vedere quello che pubblico? Dipende. Però ricordiamoci che chiunque può vedere almeno un pezzettino nel nostro profilo. Alcune informazioni per forza le vedono tutti. Poi c'è quest'altra cosa. Facebook ha permesso che i profili siano indicizzati su Google, cioè se io cerco il nome di voi su Google, io il vostro profilo Facebook lo trovo. A meno che io non vada nelle impostazioni, vi assicuro che sono molto nascoste, ora quando tornate a casa guardateci, c'è nascostissimo da qualche parte, un modo per cui posso dire non voglio che le mie informazioni siano indicizzate su Google, per cui se mettete il segno di spunta, effettivamente Google non può prendere quei dati, quindi non lo troverete più. Non subito, ma dopo un pochino lo troverete più su Google il vostro nome. Ma visto che tutti possono leggere, quali sono le cose che vogliamo veramente far sapere agli altri? Quanti di voi hanno messo il numero di telefono su Facebook? Quanti di voi scrivono abitualmente dove vanno su Facebook? Questo è già qualcosa. Molti, se avete visto, scrivono addirittura il loro indirizzo di casa su Facebook. Quanti di voi hanno messo l'indirizzo di casa su Facebook? Qualcuno l'ha messo. E soprattutto, e l'ultima è la cosa che si fa a tutti, quanti di voi hanno messo delle foto in cui facciamo delle cose imbarazzanti? Perché tanto lo vedono solo i miei amici. Infatti, l'obiezione che mi aspettavo è che l'avete anche detta, ma io ho postato solo gli amici. Quindi non ho problemi perché tanto lo vedono solo i miei amici. Anche se sembra privato, in realtà non è detto che lo sia. Perché? Perché, prima cosa più banale, se il vostro amico che è autorizzato a vedere le vostre cose lo fa in un luogo pubblico, voi non sapete chi c'è dall'altra parte dello schermo. Magari c'è solo lui che va bene, ma magari ci sono altre persone che stanno dietro di lui e vedono quello che sta vedendo lui.
per cui le cose che pensate che stia vedendo solo lui, in realtà non le vede solo lui. Il caso più semplice. Oppure un'altra cosa, voi avete messo, e siete stati bravissimi, delle impostazioni della privacy molto restrittive, quindi io so che questa cosa la possono vedere solo alcuni, alcune cose la avete addirittura escluse a certe persone, ma quando quelle persone che avete autorizzato vedono le vostre cose, in realtà voi non lo sapete se loro sono stati bravi come voi e hanno chiuso la privacy a tutti, probabilmente invece loro hanno la privacy aperta e o banalmente prendono la vostra foto che voi condividete solo con questi amici, fanno condividi e mettono condividi pubblicamente, quindi la foto che doveva essere privata diventa improvvisamente pubblica. Quindi è molto importante sapere quello che si pubblica. Una frase che viene usata è, per dare un'idea di questo, è: se te pensi di poterlo far vedere o dire in una sala affollata, allora mettilo su Facebook. Se invece pensi che in una sala affollata non sia il caso né di farlo vedere né di farlo sentire, forse è il caso che su Facebook tu non ce lo metta, perché c'è questo problema con la privacy di Facebook, che io posso controllare la mia ma non posso controllare quella degli altri, per cui non è detto che io quello che segno e che è privato poi rimanga effettivamente privato. Attenti agli amici, perché amico è una parola importante, insomma, voi lo sapete, l'amicizia è una cosa seria e non è una buona scelta tentare di avere più amici possibile, cioè non è un vanto di dire io ho più amici di te, in mezzo c'è un po' di tutto. Quindi è meglio essere selettivi e restrittivi sulla privacy, l'abbiamo detto, soprattutto per chi non consideriamo un amico stretto, quindi attenti, siate veramente attenti su queste cose. La privacy mettetela sempre più stretta possibile. E soprattutto, se non sei sicuro, non c'è niente di male a ignorare una richiesta d'amicizia, non è perché uno ti richiede l'amicizia automaticamente va accettato, non è un obbligo. Quanti di voi hanno ignorato chi ti ha respinto delle richieste d'amicizia? Perché? Benissimo, è la risposta che volevo, perché effettivamente non c'è niente di male. Cioè, il fatto che una persona ci richieda l'amicizia non vuol dire che è un nostro amico. Se non lo conosco, arrivederci. Se poi c'è un buon motivo per chiedersi un'amicizia, ce lo chiederà dopo, può mandarci un messaggio, dice ma guarda, in realtà te non ti ricordi, ma amicizia, vabbè. Però finché non sono sicuro, a dire. Domande? Una domanda? Ecco, sì. Se qualcuno mi insulta su Facebook, come posso reagire? Diciamo? Allora, la cosa più sbagliata che puoi fare, secondo me, è rispondere all'insulto con un altro insulto. C'è un bellissimo tasto, anche quello un po' nascosto, ma se lo guardi, cioè, se vai sul profilo, c'è segnala blocca. E allora, bloccare è sicuramente la cosa più semplice, nel senso che te non lo vedi più, però non è sufficiente. Secondo me, la cosa che dovresti fare è andare su segnala blocca e segnalare, perché c'è qualcuno poi che li legge questi messaggi, che questa persona fa delle cose che non dovrebbe fare. E normalmente quando il messaggio viene letto vengono presi dei provvedimenti. Allora, se la cosa non è di particolare gravità, magari gli bloccano il profilo per qualche giorno o gli bloccano la possibilità di fare nuovi amici per qualche giorno. Se invece la cosa è veramente grave, lo cancellano. Quindi è sempre utile mandare delle segnalazioni. Se vedete qualcuno che fa qualcosa che non andrebbe fatto nei vostri confronti o anche in generale, se fa qualcosa di estremamente sgradevole, segnalatelo sempre. E proprio questo è il principio con cui funzionano i social network, cioè è una grande comunità in cui il controllo di chi fa parte di quella comunità è molto importante. Quindi io l'ho fatto spesso, fatelo anche voi, se c'è qualcosa che ritenete offensivo nei vostri confronti o semplicemente in generale, segnalatelo sempre. Non è mai una perdita di tempo, è sempre a far sì che, siccome piace a tutti, io ci passo veramente tanto tempo quando ho tempo libero su Facebook perché mi piace parlare con le persone e così via, io fossi voi lo userei questo strumento, secondo me è una cosa migliore. Altre domande? È tutto chiarissimo, benissimo. Grazie mille, qui trovate il mio indirizzo su Facebook, se volete lo trovate così.
farvi una domanda. Quanti di voi hanno fatto le foto con il cellulare e poi le caricano sul profilo di Facebook? Ok. Mi è capitato anche di fare, ad esempio, delle foto agli amici e di caricare su Facebook la foto che siete voi, ci sono degli amici. Ok, avete mai pensato in questo caso di chiedere agli amici il permesso di caricare questa foto su Facebook oppure lo fate senza dirvi niente? Sì, senza dirvi niente? No, di solito, per esempio, quando caricate delle foto su Facebook sarebbe sempre una norma chiederlo alle persone che conoscete se vogliono la loro foto su Facebook, magari potrebbero non volerlo. Io le metto, però poi chiedo agli amici di taggarlo se vogliono. Ok, infatti diciamo una ottima abitudine è quella di chiedere se sono d'accordo sul fatto che la foto sia caricata su Facebook. Un'altra cosa, ricordatevi che magari delle foto che ora fra un po' di anni vi possono sembrare carine come pubblicate su Facebook, in futuro potrebbero non sembrarlo più, ok? Quindi pensateci sempre bene, perché una cosa che viene inserita sui social network, così come da altre parti, su internet, non è più nel vostro controllo, nel senso che potrebbe essere copiata, scaricata e utilizzata da chiunque e per sempre. Quante volte si sente dire in televisione che personaggi famosi gli hanno fatto delle foto, le hanno messe su, per esempio, sul blog online, eccetera, e loro non volevano, rimangono lì per anni. Sono stati anche tanti casi, tempo fa, per esempio, un politico tedesco, una donna, aveva caricato delle sue foto di quando faceva l'università, erano foto che avevano atteggiamenti un po' strani, e gli è costata la carriera politica questa cosa. Ma magari in Italia non succede niente, però gli sono mezzi più civili. Cioè, quindi ci si può anche pentire, perciò pensateci bene, ma più che altro dovete avere in mente questa cosa, che quando una cosa è caricata su qualunque social network, ma su internet, quella foto, quel documento rimane lì in eterno, anche se voi lo cancellate, può essere copiato, può essere riutilizzato e quindi può essere ripubblicato nuovamente. Questa cosa è nel nostro controllo, perciò un pochino, ecco, l'attenzione, l'importanza su questa cosa. Un'altra domanda, qualcuno di voi vi capita di scaricare da internet per esempio la musica o i film? Quasi tutti. Voi sapete, secondo voi è sempre lecito, è sempre legale scaricare la musica da internet oppure in certi casi non è permesso? Però la scaricate lo stesso. Come mai la scaricate lo stesso qualcuno? Davvero? Vai, perché tipo a me fa mega se ho caricato da lì, però poi comunque il massimo non rischio io ma rischio il sito. Ok. Qualche altro che scarica musica o film da internet? Infatti, secondo voi è lecito scaricare un videogioco da internet? No. Ti scaricherai? E come mai qualcuno ti dice come scaricate lo stesso? Pensate che non ci sia nessun problema a fare questa cosa. Il vostro amico ha detto non rischiate niente. Non siete più convinti? No, è vero, lo sapete, guardate, una delle cose che si dice sempre è che appunto voi che siete nati nell'era dei social network avete una visione diversa per esempio da quelli un po' più grandi di voi, come possiamo essere noi. Cioè, vivendo sul mondo che si può scaricare tutto, si può condividere tutto, sembra normale farlo, ok? Sembra nel concetto della vita comune, quello che può essere, chiamiamolo in termine generico, un reato, dipende da quello che pensa la società di quel momento, ok? Quello che per delle persone che vivono in una società può sembrare un atteggiamento reato e in generale un atteggiamento illecito, magari per altri non può sembrarlo più, ok? E questo può essere normale, magari per chi non è nato nell'epoca dei social network, fare delle cose possono sembrare strane, possono sembrare non un diritto di tutti. Invece per chi utilizza da quando è nato queste tecnologie, queste cose possono sembrare un diritto di tutti. Allora dovete sapere che la nostra associazione si batte perché queste cose diventino un diritto di tutti, cioè che vengono utilizzate delle licenze per cui sia lecito questo atteggiamento che quando diciamo scaricare, ecco, per noi è molto bello utilizzare la parola condividere.
solo che spesso la musica che scaricate, i film che scaricate, i videogiochi che scaricate hanno una licenza che non vi permette di fare questa cosa. Quindi se scaricate questi documenti, se scaricate questi filmati, questa musica e i videogiochi, in realtà il comportamento su quel tipo di licenza che non è lecito. Ora, il prossimo intervento della Polizia Postale vi parlerà di molti dei rischi e dei pericoli che ci sono sui social network, ma più che altro vi racconterà come utilizzare al meglio i social network. Però se tu ci potessi fare una breve introduzione anche su questo fatto dei rischi, per esempio di utilizzare materiale all'interno di internet che ha una licenza, ci farebbe più che piacere. Quindi passo la parola al comandante della Polizia Postale. Che ci sia dietro al computer non sia proprio quella che dice di essere. Infatti il problema principale per voi di solito è stato riscontrato dall'esperienza quotidiana, che è la mancanza di percezione della realtà, che vi induce, come è stato anticipato anche prima, a pensare che su internet sia tutto consentito, mentre in realtà non è così. Si può facilmente incorrere in reati di valenza penale o teoricamente esserne oggetto, quindi vittime. E in particolar modo, mi riallaccio a quello che diceva lui, il file sharing, scaricare file, contenuti con diritto d'autore rappresenta comunque un reato. Ci sono dei siti specializzati dove è consentito farlo liberamente e gratuitamente, mentre quando utilizzate i peer-to-peer, che sono il file sharing come il Mule, Torrent, questi sistemi, logicamente dovete sapere che se scaricate una canzone, un film, un videogioco che è coperto da diritti d'autore, anche ritenerlo, oltre che condividerlo, perché quando lo scaricate lo condividete anche ad altre persone, rappresenta un reato, perché comunque dovreste pagare i diritti d'autore. Ora, di quelli che potete fare, questo rappresenta un po' quello su cui soprassediamo maggiormente, perché si presume che se non viene fatto in un'ottica di guadagno economico, viene un pochino lasciato stare, cioè, se non che voi siete così sfortunati che capitate in un monitoraggio della rete, effettuiamo noi, o in questo caso anche la guardia di finanza del dittatore, e magari verifichiamo che voi state scaricando proprio quel file lì e dobbiamo procedere. Però ecco, ci sono dei casi particolari. Quello che mi preme più altro rappresentare in questa sede è il pericolo dell'adescamento online. La Polizia Postale si occupa in particolar modo della pedopornografia, dello sfruttamento sessuale dei minori in rete. Cioè abbiamo l'esclusiva per questa attività.
tipo di reato e i nostri sottufficiali si possono fingere addirittura pedofili in rete per smascherare i pedofili veri. Ora io manderei due filmati veloci per farvi entrare nella mentalità di quello che succede in rete al mondo. Thank you.
guardiamolo solo uno, visto che ho parlato l'altro della tua e non facciamo troppo troppo di legge. Questa era una prova, cioè una riprova di quello che può succedere su internet. Quindi sono gli uffici nostri di Roma e probabilmente è stata simulata una intercettazione telematica che avviene di solito raramente, in cui il pedofilo è intercettato perché sottoposto a sorveglianza da noi e quindi noi arriviamo prima. Di solito purtroppo veniamo dopo, come in questo caso che potete leggere il giornale di ieri. È successo qui vicino, è successo a Pisa, non è successo molto lontano. E arriviamo dopo, qui che è successo. Ovviamente a degli incontri come abbiamo noi questa mattina, un alunno delle scuole medie si è avvicinato al poliziotto, alla gente che andava a fare lezione, e gli ha confessato di aver incontrato su Facebook una persona che pensava essere un minore e poi in realtà si è rivelata un pedofilo. Da lì però non è là detto così semplicemente, perché non è facile raccontare certe situazioni. Potete immaginare la vergogna, il sentirsi in colpa per aver fatto una cosa che l'ha portato in pericolo. E da lì è iniziata un'attività di monitoraggio durata un anno, in cui è stato accertato poi che questo signore, che aveva 38 anni, che si spacciava con vari account e vari profili falsi su Facebook per un tredicenne, aveva raggirato i nostri coetanei, iniziando a fornirgli prima un rapporto di fiducia facilmente capibile della nostra età, perché sul social network notate voi i vostri tabù scemano, non avete più tabù e non avete più remore. Quindi c'aveva una minor diffidenza che nella realtà. E poi partendo tutte le vostre attività hobby dai vostri profili, perché facilmente individuali, voi siete portati a mettere tutto quello che vi piace, i vostri hobby, per far conoscere le vostre caratteristiche a più persone possibile, ai vostri amici in generale, però a più persone possibili. Quindi da lì un adulto può reagirare dicendo io ho gli stessi gusti, facendogli capire che ha le stesse interessi. E questa persona, niente, dopo molto tempo iniziava a instaurare, dopo aver instaurato un tipo di rapporto fiduciario con minore, ha iniziato a scherzarci a livello sessuale, scambiandosi prima foto in abiti sushi, foto particolari, prima scherzose, poi dando ricariche telefoniche e regalini, ha chiesto alla fine un incontro e nell'incontro il minore ha subito violenza sessuale. Vi rappresento, in questo caso sono tutti maschi, quindi non è una cosa riguarda solo le femmine, perché tante volte sento anche fare battute qui nelle aule, il pedofilo non ha preferenze sessuali, anzi a volte è proprio il maschio che subisce queste violenze. È stato riscontrato perlomeno nella quotidianità della realtà. E quindi bisogna stare, questo non è per spaventarmi, ma per far mettere in guardia che l'utilizzo del social network, specialmente di internet in generale, deve essere prudente e responsabile. Ciò riguarda per la fotopornografia, ma per tutto, anche per l'utilizzo di un lessico adeguato, come diceva il ragazzo che ha fatto la domanda prima, se io ricevo un messaggio offensivo, mai rispondervi, perché anche voi in quel momento forneste il fianco ad essere oggetto di denuncia penale, quindi magari una bravata vi può pregiudicare l'inserimento nel mondo adulto, perché magari avete ora sopra 14 anni, siete imputabili, avete un processo, i vostri genitori sono avrebbero delle rogne legali anche loro, sia a livello civilistico che penale, di risarcimento del danno, e si è verificato anche in una scuola di Grossetana, ad esempio, la sottrazione dell'account da parte di una ragazza che è andata a fare lezioni di informatica, ha trovato un profilo di Facebook di una coetanea di un'altra classe aperto, ci ha fatto quello che voleva,
ha messo in cattiva luce la titolare dell'account originaria, e i genitori, visto che amplifica l'internet, la sensazione di aver subito un torto, che è un conto che ve lo dite in aula fra voi bambini, fra voi ragazzi, e un conto che pubblicate, certe affermazioni pubblicate su internet, hanno una valenza maggiore, perché hanno una risonanza maggiore, e anche chi la riceve un'offesa su internet la percepisce in maniera più grave, ovviamente, specialmente anche i genitori. Quindi noi, quando riceviamo buona querela, siamo costretti a effettuare accertamente, magari a mettere nei guai un ragazzo solo perché lui riteneva di aver fatto una cosa goliardica e uno scherzo. Però io voglio partire anche da questo fatto che ritengo sia più importante e più grave, per instradarmi un po' nella navigazione in una maniera sicura a livello proprio base. Infatti qui ho messo nelle slide il concetto di pillole di sicurezza. Pillole di sicurezza per le piazze virtuali, come diceva l'assessore prima, ve l'ha illustrate ampiamente, no? Nel file sharing, nel navigare sui siti internet, nel video sharing, nelle chat, nei social network. I rischi maggiori, ve l'ho già anticipato uno, per quello più grave dell'addestramento online di qualche pedofilo. La pornografia e l'utilizzo di queste immagini, magari che avete inviato a degli amici ma che sono stati capiti da altri e le mettono in siti inappropriati, quindi per pedofili o pornografici, è capitato anche quello. Lo spaccio di droga online è una nuova frontiera dello spaccio di droga, e le frodi, va bene, le frodi del genere. Questi sono i punti salienti, secondo me, per navigare in una maniera abbastanza sicura. Tenere il PC ben protetto è la base di ogni navigazione, è come la porta della vostra abitazione, del vostro motorino, e dovete costruire in maniera cosciente. Quindi installare sempre e aggiornare l'antivirus è una cosa noiosa. Molti magari mentre chattano viene l'aggiornamento dell'antivirus e viene ritarda, ricordo tutti, poi non lo fate mai, e magari perché vi fa perdere tempo, magari così esponete il vostro computer a delle intrusioni informatiche che poi hanno conseguenze, ecco, vi capiscono i vostri dati personali o le vostre foto, che lo utilizzano in maniera appropriata. Attivare sempre il firewall e tenere aggiornato il sistema operativo, così come l'antivirus. Custodire le proprie informazioni personali in maniera appropriata, anche installando anti-spyware, che sono sistemi di filtraggio, di tutela aggiuntivi oltre all'antivirus, e male a fare informazioni troppo personali agli sconosciuti, come abbiamo visto prima. Creare password solide e tenerle al sicuro, cioè scegliere una password alfanumerica con caratteri speciali, non come di solito accade il vostro nome, la data di nascita, il nome del vostro gatto, del vostro attore preferito, del vostro attore preferito, perché la prima cosa che fa un aspirante hacker, diciamo così, è digitare il vostro nome e la vostra data di nascita. Molti hanno come password questa semplice cosa, e la prima cosa che fa uno che vuole sottrarre l'account per poi farci i reati oppure mettere in cattiva luce. E poi mai condividere la password anche con gli amici. Perché l'amico poi può, come diceva l'assessore prima, non avere la privacy adeguata, o comunque comunicarlo ad altre persone, indirettamente voi siete esposti a rischi che avevamo visto prima. E mai tenerla memorizzata nel computer, sempre per il fatto che se subite l'intrusione informatica con degli speciali virus, vi possono colpire anche la password. Usare la testa sempre prima di fare il click, perché fare il click ci mettiamo un attimo, ma non possiamo più tornare indietro. Quindi in questa slide, in modo particolare, è stata evidenziata per la posta elettronica, magari ricevete posta elettronica da sconosciuti con dei link strani che vi mandano indirizzano su dei siti invece buoni, dove sono installati appositi software per capire i vostri password e i vostri dati personali. Quindi
mai digitare link direttamente dalla mail che si riceve da uno sconosciuto, magari andarla a ridigitare nel URL, quello HTTP, dopo slash e poi inserire l'URL originale. E quella sicuramente non mi rindirizza in un sito clone, ma nel sito originale. Questo ovviamente serve per evitare dare informazioni via mail, perché molti minori ricevono magari mail che prospettano vincite o regali e sono invogliati a fornire le proprie credenziali. Questo l'abbiamo già visto, fare attenzione ai siti, a falsi siti, e usare social network, questo mi interessa più di tutti, in maniera responsabile e prudente. Nelle dati personali, limitare la visione, come abbiamo visto prima con l'assessore, dei propri dati personali solo alle persone che conoscete realmente, con cui volete condividere i vostri dati. E un altro aspetto è pensare ovviamente a quello che si pubblica, come abbiamo anticipato prima, perché quando si danno informazioni nostre personali bisogna essere consapevoli che non è possibile muoverle in maniera definitiva per sempre da internet, ma qualsiasi persona può venire a conoscenza dei vostri dati personali e delle vostre cose personali. Bisogna essere sempre coscienti che le parole in internet hanno, come ho detto prima, una valenza maggiore che quella dette magari dal vivo in un ambito familiare, in ambito degli amici, in ambito scolastico. E attenti, come diceva prima, a quello che si scarica sul file sharing, perché c'è questo problema dei diritti d'autore. Ma oltre a questo problema dei diritti d'autore c'è la possibilità di ricevere cose inappropriate mentre noi magari cerchiamo di scaricare un video musicale di nostro interesse, portarsi e ci troviamo dentro dei virus e materiale pedopornografico inappropriato per la vostra età e che comunque costituirebbe reato, perché la detenzione del materiale pedopornografico è comunque reato. Quindi andare a sapere cosa sto scaricando, bisogna cliccare un tasto destro sul mouse sulle informazioni del file. Lo sapete che se lo fate mai? Controllare il nome del file che stai scaricando e i commenti degli altri utenti, perché magari così facendo o lanciando l'antonima vediamo che quello che stiamo scaricando non è quello che veramente cerchiamo, cioè il titolo non corrisponde al contenuto. Un altro problema che potete affrontare è questa moda del sexting. Purtroppo è una moda molto diffusa e il problema è davvero non è quello di mandare foto così diciamo particolari, divertenti, voi direte dipendenti agli amici e farli girare, ma non è una scelta sempre responsabile, dovete essere consapevoli che un atto fatto così con superficialità può portare conseguenze dispiacevoli, perché da pubblicando una foto vostra di un vostro amico particolare in una rete, poi non è di essere coscienti, non si può più tornare indietro, questa foto può risbucare sempre quando meno ve lo aspettate, perché proprio internet, come dicevi, è per sempre. E i rischi che si corre è il punto che questa foto risbuchi dopo anni e voi ve ne perdiate, che il vostro ragazzo magari lo mandate al vostro ragazzo, basta, però poi ci dimenticate con questo ragazzo per farlo in dispetto la pubblica, quindi pensate prima di pubblicare e dare queste foto vostre e mettere in internet, anche perché possono essere un'attrattiva per i malintenzionati. Quindi cosa si deve fare se si è accorto di aver fatto questa sciocchezza, questa superficialità? Prima di tutto segnalarlo al provider per la rimozione, anche se non è definitiva, però sempre meglio di niente. E poi in questo modo siamo in più esposti, oltre che non intenzionate, anche ai cyberbullying. È un altro aspetto del social network. E si è realizzato anche in provincia che magari persone un po' più deboli, i vostri coetanei un po' più deboli, letteralmente sono stati presi di mira, esclusi dalle chat, o presi di mira virtualmente, oltre che materialmente. E quindi
messi in cattiva luce rispetto a tutti gli altri utenti, e questa è una realtà che esiste. Qui c'è l'ultima slide, dice rispettare le etichette, sarebbe il controllo della navigazione, quindi rapportarsi con gli altri attraverso le risorse dei social network in maniera corretta, mai rispondere a un messaggio offensivo e mai rispondere specialmente a un messaggio di cassettini confusi che potrebbe essere ricadere in quello che abbiamo visto prima e che abbiamo letto nel giornale. Questi sono, ho messo infine, per essere breve, i reati in cui potete incorrere facendo una bravata. Questo è l'accesso abusivo al sistema informatico. Sembra che lo possano mettere solo un altro, invece lo potete mettere anche voi, carpendo la password e rubando il profilo, come ho detto, è successo anche una scuola di Grosseto, a un vostro coetaneo. Dovete sapere che potete incorrere in questo tipo di reato. Chiunque abusivamente si introduce in sistema informatico telematico protetto da misure di sicurezza, quindi la password, ovvero si mantiene contro la volontà espressa del titolare, come il discorso delle foto, del pubblico, le foto di un amico senza il suo, la sua benestare, e in quel momento ho detto il reato perché è un illecito trattamento dei dati personali, legale, anche la foto personale, quindi è pubblico senza consenso della rete diritto, così se capisco la password e faccio i miei comodi con il profilo di un altro, rischio la rielusione fino a 3 anni. Sostituzione di persona. Con questa azione faccio 2 reati, faccio anche questo reato qui, la sostituzione di persona, che mi sostituisco quindi al titolare dell'account, e oltre a fare istituzione informatica posso, che come abbiamo visto prevede la revisione fino a 3 anni, c'è quest'altro tipo di reato, quindi sono 2 reati con una semplice azione, potrebbe essere un semplice scherzo ma preso male dalla parte offesa che viene a fare denuncia con da noi. Il trattamento dei dati illeciti dei dati personali è anche quello riguardo al past e le foto, come abbiamo visto, e prevedono il tipo di rielusione da 6-18 mesi, che naturalmente voi non fate perché siete minorenni, però comunque vi mancate la finita parlare, vi pregiudicate magari l'introduzione nel mondo lavorativo in futuro e mettete nei guai anche i vostri genitori. E poi l'ingiuria, che è l'offesa a una persona diretta utilizzando le chat o messaggi, e vediamo che è punito la rielusione fino a 6 mesi, e la diffamazione, quando invece queste offese viene pubblicata in una bacheca che sono alla mercé di tutti, che possono essere visionate da tutti, e qui il reato è molto più grave, e quindi la rielusione è fino a 1 anno. Pensateci quindi prima di fare il click, perché oltre a essere oggetto di possibili reati e malintenzionati potete cadere anche dall'altra parte, quindi essere autore dei reati. Qui ci sono dei siti, ma più che altro sono dei posti.